In questo fine settimana, nella giornata in particolare di venerdì, c'è questa presentazione con la nostra amica Enza Iozia di Piacenza che presenterà questo bel libro di cui abbiamo parlato non molto tempo fa, che parla delle ricette della nonna. So che avete organizzato insieme una bella cosa, ce ne vuoi parlare, Barbara? Certo, volentieri. Allora, noi di Testa e Trame, da quello che parlo, non è il plurale mai stati, ma è proprio noi perché siamo in tante, e insieme a Renza abbiamo pensato di fare una cosa un po' strana, perché l'associazione culturale Testa e Trame fa sempre cose un po' strane, oltre ad occuparsi di, come dire, letteratura da un punto di vista letteratura di cultura a 360 gradi. Poi ogni tanto facciamo quelle che noi abbiamo definito book performance, cioè prendiamo un libro e invece di fare una presentazione tra virgolette normale, sviluppiamo attorno a questo libro una sorta di spettacolo, letture, reading, a seconda del libro che abbiamo tra le mani. Allora, il libro di Le ricette della nonna è un libro di cucina e di ricette modicane. Allora, con Enza e le mie socie, insomma, abbiamo cominciato a chiacchierare dove lo presentiamo, come lo presentiamo, e ci è venuta un'idea un po' bizzarra di presentare questo libro di ricette in una boutique. Qui a Piacenza c'è una boutique in via Calzolai 74, che è la boutique di Flavia Ruggeri, che vende abiti e accessori molto belli, una boutique, e quindi era bizzarra l'idea di presentare un libro di ricette in una boutique, cioè in un luogo che non è una libreria, che non è una biblioteca, che non è un pub dove adesso spesso vengono presentati i libri, ma è un luogo assolutamente altro. Sì, una cosa è decisamente una sfida. Dimmi. Un luogo decisamente inusuale per presentare un libro. Molto, molto inusuale, e noi intanto ci stiamo divertendo già adesso. Poi speriamo di, come dire, intanto riuscire a coinvolgere le persone, riuscire a catturare la curiosità, e poi vedremo, insomma, che cosa succede, perché comunque racconteremo delle ricette di Enza, che tra l'altro poi porterà anche degli assaggi, per cui prevedo delle cose meravigliose da un punto di vista del palato. L'evento l'abbiamo chiamato Vestire con Gusto, io trovo che sia un titolo bellissimo che si sposa perfettamente tra gli abiti e il palato, e ci saranno letture tratte da Pirandello, da De Roberto, da Marinetti, quindi anche autori seri, voglio dire, importanti, e poi racconteremo e leggeremo anche le ricette di Enza, chiacchiereremo con lei, presenteremo un po' l'associazione, insomma io credo che sarà una cosa veramente molto divertente. Alla fine credo che ci sarà una delle parti più belle di tutte, cioè quando si mangerà e si berrà cose modicane. Questa è una cosa piuttosto interessante, direi, perché l'assaggio finale sicuramente rende ancora di più l'idea di questo libro di ricette. Molto gaudente, direi. A noi piace molto, come dire, godere delle cose belle della vita, quindi abbiamo cercato di trovare un posto che potesse appagare la vista, appagare il gusto, e appagare i sensi e poi anche il cervello, insomma, che viene messo in azione con l'ascolto di brani molto belli. Quindi si presenta un libro e praticamente si mettono in moto tutti i sensi. Esattamente, questa è la nostra idea, cioè Tessere Trame, tra le tante cose che fa, ha pensato che i libri, quando tu li presenti, devono essere i veri protagonisti, al di là degli autori, più ancora degli autori, per cui tutte le volte che ci capita di presentare un libro, noi lo mettiamo su una sorta di altare laico e ruotiamo noi intorno al libro, e quindi il libro di Enza è stata l'occasione per attraversare anche dei libri importanti, come dicevo prima, autori come Pirandello, Manuel Vázquez Montalbán, insomma, tanti.
È una bellissima presentazione, peccato che siamo lontani, però io invito i nostri amici che sono dalle parti di Piacenza, che comunque possono raggiungere questa boutique, a partecipare numerosi, perché sarà sicuramente una cosa interessante. Ah, ma guarda che poi noi veniamo ovunque, se ci invitano noi ci spostiamo da Piacenza, perché lavoriamo dappertutto, tanto più che, come dire, le cinque socie fondatrici sono una di Bergamo, tre di Milano, ma una vive a Piacenza, anzi quattro di Milano, ma una vive a Piacenza, cioè io, per cui insomma lavoriamo su tutto il territorio, basta che ci chiamino e noi e ci portino, ci facciano parlare o di bei libri o di cose belle, noi siamo disponibili. Bellissimo.